Oggi BPER Banca si presenta a Pavia con un convegno importante per le aziende. Sì, oggi siamo qui riuniti in questo evento che riteniamo importante su questo territorio dove vogliamo fare un po' il nostro mestiere, quello di proporci come una banca moderna, che con un approccio omnicanale e anche con un approccio un po' distintivo. Oggi parliamo di previdenza complementare e dialoghiamo con le imprese in una città che quest'anno è capitale di cultura di impresa. Buonasera, vi ringrazio di aver accettato il nostro invito. È una delle prime iniziative che facciamo sul territorio a Pavia. In realtà abbiamo una lunghissima storia di iniziative di questo tipo, che sono un po' lo stile di BPER nei confronti dei propri clienti e aziende. Sono quelle di presentare direttamente, avvalendosi poi della consulenza e dell'appoggio degli esperti, iniziative e soluzioni che hanno il carattere della concretezza. Questa sera immagino avrete modo di verificare personalmente l'utilità di quanto vi proporremo e vi illustreremo, rimandando poi a un contatto successivo approfondimenti necessari che dovranno essere fatti per ciascuno di voi delle aziende che rappresentate. Il nostro modo di stare vicino ai nostri clienti e alle imprese in particolare. A Pavia siamo presenti da ormai 2 anni, offriamo una rete di 26 sportelli e un corner di un centro imprese. Il nostro modo di stare vicino ai clienti è quello di proporre eventi come questo, dove illustriamo le soluzioni che il mercato offre nel miglior modo, ascoltiamo le loro esigenze e insieme a loro offriamo le soluzioni per andare incontro a quelle che sono le necessità dell'impresa ogni giorno. Dicevo prima, abbiamo una lunga storia, in realtà Pavia è molto breve, ci siamo innestati su un corpo e grazie ai colleghi presenti che sono anche qui con noi questa sera, che funzionava molto bene. Siamo riusciti in questi 2 anni, penso, a presentare quello che è il nostro stile, e la vostra presenza qua è per noi uno stimolo a continuare a fare sempre meglio. Dicevo prima, quello che cerchiamo di fare è mantenere un rapporto di vicinanza e di ascolto. Quello che chiediamo ai nostri colleghi è di fare questo ogni giorno. Passati questi 2 anni siamo riusciti, oltre a consolidare la presenza di area con oltre 26 filiali, anche a strutturare un centro imprese che ha sede qui in provincia di Pavia, con il quale cerchiamo di essere ancora più vicini alle nostre aziende. Quindi il tema è il dialogo e l'ascolto, e momenti come questi che secondo me possono ben rappresentare anche momenti concreti. Ma il tema della previdenza complementare è ritenuto molto importante, soprattutto in virtù del cambio del sistema pensionistico italiano che all'inizio degli anni 90 passa dal sistema retributivo a quello contributivo. Si troveranno quindi di fatto ad avere un fattore di conversione tra l'ultimo stipendio e la prima pensione che si ridurrà del 55%, e quindi è molto importante diffondere cultura previdenziale e far capire com'è possibile andare a colmare il gap previdenziale appunto tra il vecchio sistema e il nuovo sistema previdenziale. BPER, con il supporto appunto dei professionisti di Davide, è in grado di costruire insieme a voi la piattaforma welfare sulla base delle vostre esigenze, sulla base di analisi di mercato, analisi sociodemografiche, è in grado di costruire quindi questo piano tarandolo secondo le vostre necessità. La piattaforma è una piattaforma che si divide in due ambiti, ci sarà quella destinata ai vostri dipendenti che attraverso questa piattaforma potranno appunto acquistare beni e servizi. Poi ci sarà l'interfaccia invece per l'azienda, che sarà un'interfaccia utile a tenere monitorati gli importi spesi, verificare il numero dei lavoratori che non hanno speso il proprio piano, e qualora ce ne fossero con eccedenza si può pensare per quei lavoratori di proporre eventualmente il versamento integrativo alla previdenza complementare. Grazie al supporto di Arca Fondi SGR, attraverso lo strumento Arca Previdenza, abbiamo pensato di coinvolgere le aziende e di raccontare quali sono i loro vantaggi nell'aderire alla previdenza complementare e nel trasferire il TFR dei dipendenti appunto alla previdenza complementare. Racconteremo quindi alle imprese quali vantaggi offre la normativa in termini contributivi. Nella presentazione che segue spenderò proprio 2 parole per presentarvi Arca, magari già la conoscete, e poi ci concentriamo invece proprio sulle specificità del fondo pensione nella proposizione alle aziende. Vi presentiamo il fondo pensione un po' da un altro punto di vista che va a evidenziare i vantaggi proprio per
per l'azienda. Quello che si è visto è che le aziende più grosse lo stanno facendo già da tanto tempo. Lato nostro, anche Arca ha negli ultimi, diciamo, 2 o 3 anni ricevuto diverse telefonate dirette da aziende, quindi non mediate appunto dai nostri distributori, proprio dirette al nostro call center, di aziende che volevano introdurre la previdenza complementare e il welfare.